Stasera intendo commentare una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, che è la 23 febbraio 2018, numero 4485, che si è pronunciata su un argomento, ritengo, di grande interesse per gli avvocati, che è appunto quello dell'accertamento e riscossione delle parcelle degli onorari degli avvocati. Vi erano stati dei punti controversi, tanto dinanzi ai giudici di merito quanto dinanzi alla stessa Cassazione, e ora appunto questi punti sono stati chiariti e fissati da questa pronuncia delle Sezioni Unite, ripeto, la 4485 di questo anno, che credo sia importante divulgare e far conoscere. Allora, il problema sorge dal decreto legislativo delle semplificazioni, il decreto legislativo 150 del 2011, che con l'articolo 14 ha dato la disciplina delle modalità con le quali si accertano e si riscuotono i crediti degli avvocati per l'attività professionale. E questo articolo 14, come sapete, dice due cose. Dice: se un avvocato ha da riscuotere una parcella può fare due cose, può fare o un decreto ingiuntivo, oppure se può fare un processo vero e proprio lo deve fare utilizzando il processo sommario. Quindi processo sommario si intende l'articolo 702 bis e seguenti del codice di procedura civile. Però questo articolo 14 ha creato un processo sommario speciale, diverso dal 702 bis, perché nell'ipotesi che questo processo sommario abbia ad oggetto appunto la riscossione degli onorari di un avvocato, la specificità di questo processo sommario è data dalla circostanza che la pronuncia è collegiale e non è del giudice monocratico, che la pronuncia non è soggetta d'appello e che le parti possono stare in giudizio personalmente. Va bene? Allora, detto questo, quali sono i punti che sono stati fissati dalle Sezioni Unite e sono stati chiariti con questa pronuncia che andiamo a commentare? Sono sostanzialmente quattro. Il primo è questo: ci si chiedeva se, fermo il fatto che un avvocato può attivare un giudizio per riscuotere una parcella ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo delle semplificazioni, posto questo, può anche attivare altri procedimenti per fare la stessa cosa, ad esempio un processo sommario non speciale, quello semplice del 702 bis, oppure una citazione, 163 e seguenti, e introdurre un processo ordinario di cognizione. Allora, la risposta è stata no da parte delle Sezioni Unite, questa 4485, quindi noi oggi sappiamo che se un avvocato vuole riscuotere una parcella può percorrere soltanto questa strada, salvo il decreto ingiuntivo, può soltanto attivare un processo sommario speciale, ripeto, di cui è l'articolo 14 del decreto legislativo 150-2011. Punto primo. Punto secondo, se viceversa l'avvocato ottiene un decreto ingiuntivo ed è il cliente che si muove contro l'avvocato e fa opposizione al decreto ingiuntivo, questa opposizione necessariamente deve essere fatta nelle forme di questo processo sommario speciale, articolo 14. Il problema numero due che si era posto è se questo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo poteva al suo interno dare applicazioni a quelle disposizioni, sono gli articoli 648, 649 e 653, che sembravano tipici però dell'opposizione fatta con citazione secondo le forme normali. Ovvero sia se il decreto ingiuntivo, dopo l'opposizione con questo processo sommario, poteva essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, oppure se già esecutivo la provvisoria esecuzione poteva essere sospesa ai sensi del 649, oppure ancora se potevano darsi gli effetti dell'estinzione del processo di opposizione del 653. Le Sezioni Unite hanno detto sì, queste sono disposizioni pensate a tutela del credito e del creditore, non v'è ragione per escluderle anche in queste tipi di opposizioni, anche se speciali, anche se non fatte con citazioni. Quindi noi sappiamo che se il cliente fa opposizione al decreto ingiuntivo e ha ottenuto l'avvocato, questo processo si muove anche con le dinamiche di cui agli articoli 648, 649 e 653. Terza questione che hanno chiarito le Sezioni Unite: se questo procedimento riguarda soltanto il quantum, cioè la determinazione del compenso, oppure anche investe profili dell'ANM, del diritto stesso dell'avvocato ad avere il compenso. E qui la risposta è stata che investe entrambi questi profili, perché questo era un punto controverso, alcuni giudici avevano detto esattamente il contrario. Quindi un avvocato può far accertare il proprio diritto a riscuotere una parcella, sia se la controversia verte sul quantum, sia anche se verte sull'ANM. E questo anche nella dinamica della difesa del convenuto, quindi io, avvocato,
chiedo una somma, il convenuto può eccepire aspetti dell'anno, ad esempio potrebbe dire non mi ha mai dato il mandato, che pure io non ho mai lavorato, o potrebbe eccepire ad esempio un difetto o un vizio della prestazione professionale, addirittura ad esempio chiedere un risarcimento del danno, quindi l'avvocato vuole riscuotere 100, il cliente dice no, hai lavorato male, non ti do i 100 e addirittura voglio io 100 a titolo risarcitorio. Come funziona tutto questo? Allora, le sezioni unite hanno detto che tutto questo può essere fatto all'interno del processo speciale. Viene fatto tutto con la cognizione speciale dell'articolo 14 del decreto legislativo delle semplificazioni, almeno che il convenuto non proponga anche domanda riconvenzionale, come nell'esempio stavo facendo, chiede addirittura il risarcimento danni all'avvocato perché l'avvocato ha male svolto il mandato professionale. Nell'ipotesi di domanda riconvenzionale, allora le sezioni unite distinguono la domanda riconvenzionale sommaria semplice, che il giudice può accertare nelle forme sommarie, oppure se così non è, allora i due processi vanno separati perché insieme non possono essere trattati, visto che uno deve necessariamente essere istruito e trattato e deciso con cognizione sommaria speciale, mentre l'altro no. Quindi sostanzialmente, ripeto, si fa tutto all'interno dell'articolo 14 se il convenuto si limita a difendersi. Se viceversa il convenuto propone anche domanda riconvenzionale, si tratta di stabilire se la domanda riconvenzionale è complessa o semplice. Se è semplice rimane di nuovo tutto all'interno dell'articolo 14. Processo sommario speciale, se è complessa la domanda riconvenzionale, viceversa si va alla separazione delle cause. Ultimo punto e chiudo è quello della competenza per territorio. La competenza per territorio, è bene ricordarsi, è disciplinata appunto dall'articolo 14 in modo speciale ed è quella dell'ufficio giudiziario di merito dove il processo, le attività giudiziarie dell'avvocato si sono svolte. Quindi se io ho svolto attività a Firenze, poi Firenze è anche competente per territorio per il giudizio sulla mia parcella. Da aggiungere soltanto due cose che aggiungano queste sezioni unite, è che se le attività forense sono state svolte in più di un ufficio, può valere il cumulo della competenza per territorio secondo i meccanismi degli articoli 31 e seguenti del codice di procedura civile, e l'unica deroga a questo tipo di competenza, che è speciale appunto perché fissata nello stesso articolo 14 del decreto legislativo, abbiamo detto appunto 150 del 2011, l'unica deroga può essere quella del foro del consumatore, e in questo caso prevale il foro del consumatore, ma se non abbiamo consumatore, è una competenza speciale quella dell'ufficio giudiziario di merito dove le attività forensi si sono svolte. Altro non vi era da chiarire, credo che appunto sia importante per gli avvocati se hanno da riscuotere un onorario, tener conto di questa recentissima pronuncia, che appunto ricordo ancora la 23 febbraio 2018, numero 4485.